Messi. Eccolo. Buongiorno a tutti e benvenuti alla presentazione del libro di Chiara Joly e Gianluca Joly, Dopo il naufragio, storia della nostra famiglia e di altre vittime del Covid-19. Questa mattina a questa presentazione, la prima appunto in assoluto di questo volume, il sindaco di Figline Incisa, Giulia Mugnai, Filippo Boni, che è Buongiorno a il tutti. curatore editoriale scientifico del volume, Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti. e naturalmente Chiara e Gianluca Joly, che sono gli autori di questo libro e che poi ci introdurranno e ci spiegheranno le ragioni e le motivazioni che li hanno spinti appunto a scriverlo. Per noi questa è una mattinata, è una giornata veramente molto importante. Sullo sfondo si intravede Piazza Cavour, che è la piazza centrale di San Giovanni Valdarno, perché Graziano e Patrizia per noi erano, nonostante risiedessero nel comune di Figline, dei San Giovanni Sidoc. E questa la piazza centrale della nostra città, era una piazza dove era molto facile trovarli tutti e due perché erano veramente parte importante e fondamentale della socialità e della vita del nostro comune, impegnati per tanti anni in tutti e due nel mondo dello sport, con la Marzocco e la San Giovannese Graziano, nel mondo dell'associazionismo e del volontariato, Patrizia, il Calcit, l'associazione culturale Masaccio, quindi anche l'attività teatrale vissuta con grande passione e con grande determinazione. È stata una perdita indicibile, per la quale è difficile ancora oggi, a più di un anno di distanza, trovare le parole per esprimerla in maniera compiuta. Quando arrivò la notizia della loro perdita, a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro, come dire, la nostra città si ammutolì, perché ci rendemmo conto che il Covid, questa epidemia incredibile che ancora oggi rende difficili le nostre vite, era veramente vicina e capace di portarci via persone così care, alle quali eravamo tutti profondamente affezionati. E io credo che il gesto che hanno fatto Chiara e Gianluca scrivendo questo libro sia un grande gesto di amore. E di amore difficile anche perché raccontare è molto complesso perché apre le ferite, le riallarga nuovamente, è più facile tenere il dolore chiuso dentro di sé a volte, perché in qualche modo farlo uscire, lasciare degli spiragli crea ancora più sofferenza. Quindi un grande atto di amore, un grande atto di solidarietà, per la nostra città, per i nostri cittadini, perché raccontare significa fare memoria e significa dire le cose come stanno, dire che questo Covid non è una semplice influenza, ma è molto pericoloso e che dobbiamo continuare ad essere vigili, ad essere attenti perché non ne siamo fuori. Io li ringrazio dal profondo del mio cuore per quello che hanno fatto. Spero che questo libro possa essere conosciuto e diffuso soprattutto nelle scuole e mi auguro che poi in momenti migliori possiamo portarlo insieme nelle scuole ai nostri studenti perché la memoria si fa proprio a partire dalle giovani generazioni. Grazie di cuore da parte del sindaco di San Giovanni Valdarno e da tutta la comunità sangiovannese. Lascio la parola a Giulia Mugnai, sindaco del comune di Figline, Incisa Valdarno. Buongiorno, buongiorno a tutti e ringrazio Valentina per questo invito, ringrazio gli ospiti di stamani, ovviamente Filippo che ha curato il volume e soprattutto i due fratelli Joly, Chiara e Gianluca, perché hanno voluto prendere un pezzettino del loro cuore e regalarlo anche a noi attraverso questo volume. Sicuramente la storia dei loro genitori, di Patrizia e di Graziano, ci ha colpito profondamente tutti. A Figline Incisa risiedevano, forse un po' incidentalmente, nel pezzo che è più vicino a San Giovanni, perché so che la loro vita era costruita e vissuta soprattutto a San Giovanni, ma quando siamo venuti a sapere della loro storia, appena si sono ammalati, e poi nei giorni successivi, che si cercava anche come amministrazione di sapere da Gianluca, da Chiara, come stavano vivendo quei giorni e poi la notizia terribile della loro scomparsa, sicuramente ci ha messo davanti a una realtà che faticavamo anche ad accettare con noi stessi, perché di fatto nessuno era preparato a quello che ci stava accadendo.
era una storia tutta nuova per una pandemia che arrivava e nessuno di noi aveva gli strumenti per interpretarla, per capirla e anche per afferrare cosa avrebbe trasformato nella nostra quotidianità. E quei giorni così tremendi, sicuramente per loro lo sono stati in una maniera incredibile, proprio da ribaltare le loro vite in maniera così profonda. Però io ricordo già subito, anche dopo proprio quei giorni tremendi, quando noi abbiamo chiesto a loro di raccontare la testimonianza della loro storia dentro il documentario che come comune abbiamo voluto realizzare per raccontare il Covid sul nostro territorio. Hanno accettato subito di raccontare quella storia e in particolare ricordo in maniera molto viva le parole di Gianluca nel documentario, perché di fronte a questo fatto che era accaduto alla loro famiglia, lui ha voluto passare un messaggio in quel documentario comunque di speranza. Non c'era rabbia nel suo messaggio, non c'era rancore verso qualcuno o qualcosa, ma c'era la volontà di dire che con la solidarietà e comunque essendo coesi si poteva vederla una luce fuori da questa notte che è ancora parecchio buia. E quindi penso che il messaggio più straordinario, insomma, quelle parole ce l'abbiano lasciato nel nostro documentario dedicato proprio alla pandemia e che aggiorneremo il prossimo 2 giugno per la prossima festa della Repubblica, perché vedremo un anno dopo come ci siamo ritrovati come comunità, però sicuramente quel messaggio è stato molto potente. Io me lo porto dietro ancora ora perché, e ringrazio Gianluca per quelle parole che ha voluto condividere, perché di fronte a un momento che non sappiamo gestire, avere comunque dentro di sé la forza di trovarci una speranza e un messaggio positivo comunque che guarda al futuro, penso sia di una potenza straordinaria. Quindi vi voglio ringraziare in maniera veramente sincera per aver voluto condividere la vostra storia con la comunità del Val d'Arno tutto, direi, perché insomma, se i vostri genitori volevano così bene al nostro territorio da averci speso la loro intera vita insegnando, partecipando alla vita associativa, essendo persone positive, credo che ci insegnino anche a noi a volergli un po' bene alla nostra terra e quindi ve ne ringrazio veramente di cuore e ringrazio insomma chi ha voluto questa iniziativa e come San Giovanni per l'invito di stamani. Grazie. Grazie al sindaco di Figline Incisa Valdarno, Giulio Mugnai, e adesso la parola a Filippo Boni, che chiaramente in questa veste stamattina è di curatore editoriale scientifico del volume, ma è anche vice sindaco del comune di Cavriglia, un'altra comunità che è profondamente legata ai nomi di Graziano e Patrizia. Sì, grazie Valentina, grazie a Giulia, grazie a tutti voi, di questo momento. Stamattina è un momento molto importante, siamo a distanza, ormai è passato quasi un anno da quel drammatico marzo 2020, nel quale incredibilmente purtroppo i coniugi Gioli scomparvero a distanza di 15 giorni l'uno dall'altra, nel quale incredibilmente ci siamo trovati catapultati a vivere una situazione a livello mondiale che ovviamente nessuno si sarebbe mai potuto immaginare di attraversare, di vivere. Ancora oggi, a distanza di un anno, siamo dentro con due piedi a questa emergenza terribile sotto il punto di vista mondiale e ci auguriamo che grazie alla campagna di vaccini presto ne usciremo, ma ancora viviamo un'emergenza molto forte e dobbiamo mantenere alta l'attenzione. Anche il nostro territorio, il territorio del Val d'Arno, ha pagato duramente con molte vite purtroppo l'epidemia mondiale, la pandemia e ancora oggi si registrano innumerevoli casi positivi. Io credo che sia molto importante in un momento del genere, quale da lunedì sappiamo che la Toscana, la provincia di Arezzo lo era già, ma tutta la Toscana sarà zona rossa, riflettere e avere questa opportunità, questo punto di vista, questo momento di oggi per raccontare questo libro. Dopo il naufragio, appunto, come tu ricordavi Valentina, la storia della famiglia Gioli, ma non soltanto, la storia anche di altre vittime del Covid-19, in particolare provenienti dal Val d'Arno, Aretino e Fiorentino. Lo scorso anno, quando l'estate ci ha concesso un po' di tregua da quel terribile periodo del Covid, poi ci siamo ricatapultati dentro, io mi trovavo al mare quando mi arrivò un messaggio da parte di Gianluca, ci conosciamo da vari anni, nel quale
in pratica mi chiedeva di poterci incontrare per parlare di un progetto. Io sapevo bene ovviamente ciò che era avvenuto alla famiglia di Gianluca, a Chiara e a tutta la famiglia. Quindi rientrato ci incontrammo a un tavolo di un bar, proprio il Bar Fiorenza. Il destino ha voluto che lì alle nostre spalle virtuali, cioè appunto il Bar Fiorenza, dove Graziano si recava spessissimo e dove era possibile trovarlo molto spesso. Ecco, a quel tavolino ci siamo incontrati con Gianluca, Chiara e con Rossana, la sorella di Patrizia, per iniziare a parlare di questo percorso. Ovviamente questo non è stato soltanto, come dire, il progetto editoriale di un libro, è stato un viaggio interiore che ho avuto l'onore di poter fare grazie a Gianluca, a Chiara, a tutta la famiglia Gioli, a Rossana, perché di comune accordo abbiamo deciso di realizzare un mosaico, non raccontare soltanto la testimonianza di vita, e ci tengo a sottolineare questa parola, di Gianluca e di Chiara e di tutta la famiglia Gioli, ma anche degli altri, ovvero Gianluca e Chiara si sono fatti in qualche modo voce di tutte quelle famiglie, o gran parte di esse, che hanno subito sono stati travolti dalla pandemia e in parte purtroppo hanno avuto delle vittime. Ci sono molte famiglie del Val d'Arno in questo senso, ma non soltanto. Gianluca e Chiara non si sono fermati a raccontare le storie delle famiglie che hanno subito appunto dei danni irreparabili, dei lutti, ma anche di coloro che ce l'hanno fatta. Chi è stato in terapia intensiva è riuscito a sopravvivere, a uscire, a raccontare la propria esperienza di vittoria sul Covid, ma non solo, anche da parte di tutto quel personale sanitario. Quando dico personale sanitario, penso ai volontari anche della Misericordia, penso ai medici, agli infermieri, a tutti coloro che nel mondo della sanità hanno combattuto quotidianamente, tutt'oggi stanno combattendo contro questo terribile male invisibile e che in maniera davvero molto efficace sono riusciti ad andare oltre, a non farsi travolgere dalla depressione, dalle difficoltà e a combattere in prima linea contro il Covid. Quindi ci sono anche le loro testimonianze. È per questo che appunto dopo il naufragio un mosaico di esistenze, a partire da quella di Graziano e Patrizia, che sono il filo conduttore di questo libro, e che in qualche modo vuole però arrivare alla luce. Alla luce perché? Perché Gianluca e Chiara ci danno una grande lezione in questo libro. È una lezione di dignità, ma è anche una lezione di come si attraversa il dolore. Noi nella vita non possiamo scegliere gran parte degli eventi che ci accadono, soprattutto legati alla salute. C'è qualcos'altro che lo decide per noi, c'è chi lo spiega con il caso, chi con il destino. Noi però possiamo scegliere come viverli quei momenti, noi possiamo scegliere come attraversare il dolore, quello sta alle nostre scelte personali e alla nostra forza. Nella vita si può vivere di nonostante e si può vivere anche di ma se. Possiamo spesso essere vittime di noi stessi, altre volte possiamo però rialzarci e decidere di guardare avanti a dispetto di ciò che ci accade e di andare oltre al dolore, anzi trasformare il dolore come se fosse un'opportunità. E questo è quello che hanno fatto Chiara e Gianluca. A me è piaciuto sottolineare una piccola metafora, prima di lasciare loro la parola, di questo libro che ho scritto anche nella premessa. Una volta un uomo si trovò a camminare lungo un sentiero di montagna, un sentiero molto impervio. Improvvisamente, mentre camminava, si trovò di fronte a un grande macigno, e un macigno apparentemente insormontabile. Così provò a scavalcarlo, a superarlo, a scalarlo, ma non era possibile. Alla sua destra aveva la parete ripida della montagna che scendeva scoscesa, e alla sua sinistra aveva un burrone, quindi non poteva neppure passare di lato. Così, prima di decidere di tornare indietro e di dissuadere il proprio sogno di arrivare sulla cima della montagna, si fece forza, prese questo enorme macigno e se lo mise sopra le proprie spalle. Ecco, io penso che quell'uomo che si mise questo macigno sulle spalle continuò a camminare lungo questo sentiero impervio di montagna fino alla cima,
e fino a vedere l'orizzonte sia un po' quello che hanno fatto Chiara e Gianluca. Si sono messi sulle proprie spalle questo enorme dolore, questa enorme tragedia, che poi è stata anche quella della città di San Giovanni, di Figline Incisa, ma di tutto il Val d'Arno, perché Patrizia e Graziano sono stati un po' il simbolo di quello che ci è accaduto e quello che ci sta accadendo. Ecco, e con quel macigno sulle spalle, ci stanno dando una grande lezione di come si può vivere il dolore, come lo si può anche trasformare in opportunità, in crescita e in enorme lezione di vita. Questa è una lezione di umanità che loro ci danno, e adesso io lascio loro la parola e li ringrazio. Grazie a Filippo Boni, soltanto due elementi che secondo me sono importanti. Il libro è stato realizzato naturalmente da Chiara e Gianluca con la collaborazione di Filippo Boni e anche naturalmente di vostra zia Rossana, che è stata anche lei un punto di riferimento importante. È edito da Settore 8 Edizioni con il patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno e l'immagine è stata realizzata da Stefano Chiassai. Anche questo secondo me è un elemento importante da porre in evidenza, perché, come dire, è un'altra figura di riferimento della nostra comunità sangiovannese. Lascio la parola a Gianluca. Buongiorno, buongiorno a tutti. Anch'io vorrei partire con i ringraziamenti per chi ci ha permesso di essere qui adesso, no? Per noi questo progetto questo libro è una cosa molto importante, come ha già detto Filippo, e quindi ringrazio il Comune di San Giovanni per averci messo a disposizione i loro mezzi di comunicazione per arrivare a quante più persone possibile. Le parole di Filippo non mi sorprendono, lo ringrazio tantissimo. Forse senza di lui questo progetto avrebbe avuto non lo stesso esito, ecco, insomma. E poi colgo l'occasione anche per ringraziare il sindaco Mugnai, perché io non dimentico quelle telefonate di conforto che ci faceva mentre eravamo in quarantena, e abbiamo sentito la vicinanza e non era per niente scontato. Ci hanno assistito. La nostra quarantena l'abbiamo passata nel comune dove risiedevano i miei genitori, quindi nel comune di Figline, che ci hanno messo a disposizione i loro servizi e la loro vicinanza. Quindi grazie. Bene, come nasce l'idea del libro? Intanto non nasce subito come idea di libro, no? Quanto più di un diario personale. Noi avevamo in qualche modo la necessità di mettere in fila dei ricordi, che gli eventi così veloci che si sono succeduti, così importanti, stavano in qualche modo, ci eravamo resi conto che stavano un po' offuscandosi. Quindi, partendo da lì e dal fatto che noi volevamo da subito affrontare questa situazione non nascondendo la polvere dentro sotto il tappeto, ma affrontarla ricordando ogni dettaglio della nostra vicenda, con quanto più coraggio avevamo dentro, e essere consapevoli che solo in questo modo qua noi possiamo trasformare il ricordo e la brutta tragedia che è successa in un ricordo sereno della nostra famiglia. Quindi abbiamo iniziato in qualche modo entrambi, e mia sorella, credo, anche se forse non ce lo siamo mai detto fino in fondo, a scrivere dei pensieri, un poco a mo' di diario terapeutico, no? E poi c'è stata l'esigenza, la necessità di parlare ai nostri genitori, perché il modo in cui sono andati via dalla nostra abitazione è un qualcosa che è difficile, è stato difficile da accettare, perché quando sono andati via noi non sapevamo assolutamente, non potevamo immaginarci che non sarebbero più tornati. Io ho ancora questo cruccio in testa di non averli abbracciati prima che loro salissero nelle ambulanze. Non ho potuto dirgli niente perché non potevamo farlo, ce lo impedivano per il rischio appunto di essere contagiati. E questo è un qualcosa che mi è rimasto in gola. E questo libro forse è anche questo, cioè il raccontare, il dire ai nostri genitori quanto sono stati importanti per noi,
ringraziarli. E avevo immaginato un altro modo di farlo, no? Avevo immaginato tanti altri anni in cui avrei potuto farlo, per esempio accudendoli durante la loro vecchiaia, no? Però loro hanno, il destino ha voluto questo, cioè non si sono fatti rendere indietro niente, ci hanno solo dato. E quindi questo libro vuole anche ringraziarli, se mai dovessero leggere queste parole, per quello che loro hanno fatto per noi. Ora, noi ci rendiamo chiaramente conto che non siamo gli unici, l'unica famiglia che ha vissuto un lutto di questo tipo, no? Quindi vogliamo, abbiamo voluto anche per questo motivo raccontare storie diverse, no? Di altre persone, di persone che appunto hanno combattuto il virus in prima persona, come medici, infermieri e persone che poi ce l'hanno fatta. C'è stato un momento dopo la nostra quarantena che siamo andati al mare, nella casa dei nostri che i nostri genitori avevano già prenotato, perché loro a gennaio massimo prenotavano e affittavano la casa dove poi ci aspettavano durante l'estate, no? Ha deciso di comunque andare lo stesso, quasi come se loro li avremmo trovati là, insomma, simbolicamente. Ecco, secondo me, durante questo periodo, questi mesi estivi, c'è stato il passaggio di vedute da parte nostra, in cui siamo passati dall'idea di scrivere un diario all'idea di farsi parte attiva di questa vicenda, perché ricorderete tutti, durante l'estate sembrava che il lockdown fosse quasi esistito. Si parlava di riaprire le discoteche, si parlava dell'economia che non riprendeva, dei posti di lavoro che si perdevano, ma noi non ci spiegavamo questa cosa, perché alla fine pensiamo che tutto questo è importante assolutamente, il lavoro, l'economia e tutto. Ma sono cose che si possono rimediare. Quello che non si può rimediare è la morte delle persone, che è quello che avremmo dovuto dirgli e gli vorremmo dire, no? Quindi da lì forse è maturata l'idea di in qualche modo farsi parte attiva e attraverso la nostra testimonianza cercare di sensibilizzare più persone possibile sul fatto che di questo virus si muore, e quando succede, quando entra, poi è troppo tardi, no? Quindi è meglio prevenire con i nostri comportamenti, con i nostri esempi. Questo è un po' l'idea del messaggio iniziale che ci ha spinto a farsi appunto parte attiva di questa vicenda. Poi chiaramente abbiamo cercato, con l'aiuto di Filippo, di raccontare degli spaccati di vita di altre persone. Io mi sono commosso nell'andare ad ascoltare le altre vicende, non solo delle vittime, non solo dei familiari delle vittime o delle persone che poi ce l'hanno fatta e hanno scampato il pericolo, ma anche degli infermieri, dei dottori che hanno messo veramente e stanno mettendo tuttora a repentaglio la loro vita per aiutare gli altri. Ci sono storie di persone che vivono con il camper parcheggiato in giardino perché al primo sintomo corrono ad isolarsi, no? Persone, infermieri che tornano a casa e con l'odore, no, del disinfettante addosso, hanno timore di riabbracciare i loro figli perché sono stati a contatto con il virus fino a poche ore prima. Oppure sono costrette a dire ai loro genitori di non poterli accudire perché è meglio per loro. Ma è difficile anche per i genitori accettare questa cosa qui. Loro non l'hanno fatto mai con noi figli, no? L'hanno fatto sempre incondizionatamente. Il fatto di un figlio debba dire a un genitore: no, non posso accudirti perché non posso,
Esserti vicino credo sia molto doloroso. Ecco, noi abbiamo cercato di raccontare queste cose perché la gente credo che debba sapere, specialmente chi non è stato toccato direttamente da queste vicende, forse riesce a capirlo meglio. Ecco, l'idea del libro, e chiudo, poi lascio la parola a mia sorella, forse rispecchia un po' anche le nostre personalità, no? Il fatto di scrivere un libro piuttosto che fare un'intervista o fare un'apparizione TV è un qualcosa che forse ci rispecchia di più. E anche un libro forse lo si legge in solitudine dove forse c'è anche modo di riflettere, no? E di pensare. Ecco, questo è lo scopo forse fondamentale, del nostro lavoro, quello di stimolare una riflessione attraverso le nostre storie e quella di altre persone. Ecco, quindi questo è un po' lo scopo che ci siamo. Che ci siamo dati. Ora, vorrei dire anche un'altra cosa, se posso chiudere. Nel libro abbiamo parlato anche delle persone che non ci sono più, no? Delle persone che non ce l'hanno fatta. E abbiamo voluto farlo per ricordarle, perché sono persone che bene o male del nostro territorio, che hanno intrecciato chi più chi meno le nostre vite. Abbiamo voluto farlo per rendergli in qualche modo una dignità, un ricordo unico delle persone, evitare che fossero ricordate come semplici vittime del Covid in maniera generica, no? Ogni persona credo abbia il diritto di essere ricordata in modo unico e quindi forse nei limiti delle nostre capacità abbiamo cercato anche di rendere loro dignità nel loro ricordo, perché tutti hanno diritto ad essere ricordati in modo unico. Ecco, niente, io passo la parola a mia sorella e spero che siate in tanti a seguirci nei prossimi giorni, nei prossimi mesi. Avremo modo di dirvi quello che faremo attraverso la nostra pagina Facebook che abbiamo aperto, agli eventi a cui parteciperemo. È un progetto per noi importante e ci auguriamo di trovarvi numerosi ai nostri eventi. Chiara, prego, prego. Sì. Buongiorno a tutti. Mio fratello mi ha preceduto e ha espresso anche gran parte delle cose che avrei voluto dire io stamani. E comunque cercherò di esprimere anche il mio punto di vista, il motivo che ci ha spinto a scrivere. Detto appunto che ci sono molte, molte cose in comune. Il motivo che mi ha spinto e che ci ha spinto a scrivere, come ha già detto lui, è stata soprattutto la voglia di omaggiare in qualche modo i nostri genitori, perché se ne sono andati e noi non abbiamo neanche potuto salutarli. Durante la pandemia non era possibile fare un funerale in nessun modo, e addirittura la tumulazione nel mese di marzo dell'anno scorso poteva avvenire solo alla presenza di 5 persone, essendo noi in quarantena. Non abbiamo potuto partecipare e quindi questo è stato assolutamente un dolore sopra il dolore, non poter dare neanche salute. E quindi abbiamo pensato proprio al modo con cui poterli salutare, in modo anche, no? Sia personale ma anche pubblico. Mi sono resa conto, forse per la prima volta, in modo più profondo, del significato che ha un funerale, no? L'incontrare tutte le persone che in qualche modo nella vita, diciamo, sono stati colleghi di lavoro oppure compagni di risate, che durante una celebrazione funebre, no? Vengono a darti una pacca sulla spalla, un abbraccio, magari si ricordano anche momenti belli. Tutto questo noi non l'abbiamo avuto e loro
non l'hanno avuto, e c'è stata anche una sorta di riservatezza, no? Ci sono arrivati tanti messaggi di solidarietà, però forse proprio per la grossa disgrazia che c'era successo, mai nessuno poi si è messo a ricordarli, no? Come sarebbe stato invece un rito funebre, come succede in un rito funebre. Quindi appunto abbiamo cercato per tanto tempo quale fosse il giusto omaggio da dargli, l'ultimo saluto che tutte le persone si meritano. E loro non come figlia, c'era anche la volontà, come ha detto mio fratello, di rendere indietro quello che avevamo ricevuto nella vita, perché in una sorta di ciclo della vita un figlio si immagina sempre poi di poter assistere, di poter dare al genitore qualcosa di quello che ha ricevuto, quindi un'assistenza, una visita all'ospedale, un bicchiere d'acqua, detta proprio in termini semplicissimi. Quelle cose che tutti noi ci auguriamo di fare, no? Per quel bene, per quell'immensità di cose che un figlio riceve. E quindi questo appunto ci ha spinto a scrivere, perché forse questo sarebbe stato il nostro saluto, il loro degno saluto, quello che si meritavano, che si meritano e che non hanno potuto ricevere. Oltre a queste motivazioni c'è stato anche un dovere che abbiamo sentito, morale, civile, che è stato quello di testimoniare, perché abbiamo pensato a un certo punto che attraverso la testimonianza, la nostra testimonianza, si potesse sensibilizzare anche la coscienza di molte persone, perché come ha detto mio fratello, come ha detto anche prima Filippo, dopo l'estate sembrava che tutto si fosse risolto, e noi certe volte ci guardavamo e ci dicevamo: ma siamo noi che siamo troppo sensibilizzati, o forse ancora la gente non ha capito? Quindi noi un messaggio lo dobbiamo mandare, stiamo attenti, forse non si è capito che brutta bestia è il coronavirus, e quindi diciamo c'è stata anche questa volontà. Personalmente, dentro questo libro, io ho messo anche la mia voglia di non dimenticare, perché quando si hanno questi traumi, queste tragedie così improvvise e violente, si cerca a un certo punto, no, quando si è ricevuto questo colpo, di voler andare avanti, siamo lì davanti, o si affoga o si raccoglie tutte le forze e si va avanti, quando si ha una famiglia, quando si hanno degli affetti, quando si hanno delle responsabilità e quando si hanno degli esempi di vita, perché nei miei genitori io ho avuto anche un esempio di vita, no? Quello di affrontare sempre difficoltà, si deve andare avanti, cioè noi l'abbiamo vissuto proprio come un dovere di figli e un dovere di genitori di andare avanti, e quindi diciamo abbiamo dovuto raccogliere tutte le nostre forze. Avevo però io dentro di me questa voglia di non dimenticare, perché io volevo andare avanti e non dimenticare quello che mi era successo. Per molti mesi in silenzio, io nella mia testa ripercorrevo quello che era successo giorno dopo giorno, perché avevo paura che soffocare il dolore non mi sarebbe servito. Io volevo consegnare una serie di memorie anche ai miei figli, affinché fosse chiaro il messaggio che il dolore si supera affrontandolo. Io avevo questa convinzione. Quindi non volevo dimenticare quei giorni, quei 77 giorni che io e mio fratello abbiamo vissuto in quarantena, li volevo ricordare tutti, e quindi un po' per terapia, per tutto, ho cominciato a tenere un diario, no? Quel famoso diario che parlava mio fratello, che io tenevo, che anche lui teneva e che non ci siamo mai detti, confessati fino all'ultimo momento, proprio perché lì io scrivevo quello che era successo e parte di quelle giornate io poi le ho riportate nel libro. E poi a un certo punto, non lo so, forse un destino, io lo vedo così, un giorno alla fine dell'estate, quando durante appunto il nostro rituale d'estate, no, il mare ci ha schiarito un po' le idee, ci siamo telefonati e mio fratello mi ha detto: io ho pensato a una cosa, ho pensato che forse il scrivere per ricordare sarebbe il miglior modo per omaggiare i nostri genitori, per omaggiare i nostri genitori e per portare la nostra testimonianza. Io non l'ho fatto neanche finire di parlare, gli ho detto: guarda, ci sto pensando da sempre, e lui ha detto: ma ci dobbiamo far aiutare, perché come facciamo? E mi ha detto: io avrei pensato a un mio amico, che è Filippo Boni. Gli ho detto: guarda, ci ho pensato anch'io, perché io non avevo amicizia con Filippo, però l'avevo sentito parlare in più occasioni, no?
e quindi mi era sembrato veramente, per le sue caratteristiche, la persona veramente giusta. Quindi ho detto, guarda, si fa con l'umiltà, perché lo voglio specificare, con l'umiltà di due persone che fanno tutt'altro nella vita, però che vogliono mandare un messaggio e che vogliono far sapere quello che hanno vissuto. Io spero che in questo libro il bene che abbiamo per i nostri genitori traspaia, che ogni persona, ogni famiglia ritrovi all'interno il bene che a sua volta ha per la sua famiglia, no? E niente, spero che venga accolto dalla comunità e che venga accolto da tutti quegli amici che ancora a distanza di un anno io non ho potuto vedere, tutti gli amici del babbo, tutte le colleghe, le amiche della mamma, perché purtroppo questa condizione ci mette, questa situazione ci mette in una condizione di distanziamento sociale, per cui è vero che ci messaggiamo, però il calore di un abbraccio, di una chiacchierata ha tutt'altro significato, insomma, tutt'altro valore. Per cui ecco, così che è nata l'idea di questo libro, è così che noi ve lo mettiamo a disposizione, ed è così che io, come mio fratello prima ha fatto, lo voglio fare anch'io, lo voglio fare di cuore. Voglio ringraziare Filippo, perché senza di lui forse questo non sarebbe stato possibile, e lo dico veramente, perché lui è colui che ci ha spinto, ci ha dato la spinta finale a un'idea che noi già avevamo, ma lui ci ha dato questa spinta, ci ha incoraggiato e l'ha fatto veramente con una sensibilità tale ci ha dato veramente la spinta finale. Quindi grazie di cuore al sindaco Vadi, che ci ha aperto subito le porte, ci ha messo tutto a disposizione, e grazie di cuore al sindaco Mugnai, perché anch'io non dimentico le telefonate che in un momento di massimo sconforto, e forse il momento più brutto della mia vita, ho sentito veramente la vicinanza. Ci ha messo a disposizione tutti i servizi, la protezione civile, e si è adoperata veramente affinché si potesse sentire, diciamo, la vicinanza di tutta la comunità. Quindi non posso non citare la mia zia, e devo dire che il fatto di avere una mamma che ha una sorella gemella non può altro che, certe volte veramente mi sembra di rivedere mia mamma in certi atteggiamenti, quindi è un po' un continuo, no? E poi loro erano così forti insieme, proprio una forza, e quindi io diciamo che l'immagine di mia zia c'ha questo, anche questa forza di ogni tanto rivedercela in certi atteggiamenti. E la zia è un po' la nostra seconda mamma, lo è stata da sempre, ci ha aiutato anche in questo percorso, quindi tante grazie zia, che non sei presente, ma grazie veramente di tutto. Grazie anche a Chiara, Gianluca, e naturalmente per aiutare anche chi ci sta ascoltando, c'è un progetto di solidarietà legato a questo libro, magari se ce lo raccontate, sì. E poi dove è possibile poterlo acquistare, perché io credo che saranno tanti cittadini delle nostre comunità che saranno desiderosi dopo questa presentazione di poterlo acquistare. Allora sì, chiaramente i proventi di questo libro sono totalmente in beneficenza, dedicati all'acquisto di un macchinario per la misericordia nella sezione di San Giovanni e Capriglia, no? Un macchinario che serve a disinfettare i mezzi per le ambulanze, le auto mediche in maniera rapida. È un qualcosa di estremamente attuale a cui ci fa piacere partecipare. E niente, per quanto riguarda invece dove poterlo acquistare, avrete tutte le informazioni nella nostra pagina Facebook che abbiamo creato, che si chiama Dopo il Naufragio. È un qualcosa in costante divenire, per ora è lì l'elenco delle librerie, ma sarà aggiornato e tenuto costantemente aggiornato, perché speriamo di aumentare i punti vendita in maniera molto, molto rapida. Ecco, dipenderà un po' anche dalla risposta dei nostri concittadini che vorranno acquistare questo libro. Ecco, diciamo che oltre a insomma,
l'acquisto è importante anche per lo scopo che ho appena detto, no? È uno scopo benefico, no? Quindi fatelo anche per questo. Grazie. Volevo... Sì, Chiara? Scusa, volevo aggiungere che quando noi abbiamo appunto deciso di fare il libro, il ricavato sicuramente sarebbe andato da subito in beneficenza, questo è stato subito chiaro. E abbiamo cercato appunto quale poteva essere la destinazione. E, però ci tengo a dire che dopo il colloquio che abbiamo avuto con i ragazzi della Misericordia, dopo il lavoro che hanno svolto a Bergamo, dopo il racconto delle loro esperienze, abbiamo deciso di rivolverlo a loro, sia perché la beneficenza ricadeva direttamente sul territorio, sia perché veramente esposti in prima linea. Ecco, questo ci tenevo. Grazie, grazie a Chiara. È stato citato da Gianluca e Chiara più volte, se vuole aggiungere qualcosa. L'ho visto anche emotivamente colpito dalle parole a un certo punto, quindi gli lascerei volentieri di nuovo la parola, appunto, se volesse aggiungere qualcosa. Sì, non mi sento di aggiungere moltissimo perché devo dire la verità, sono molto emozionato. È stato un periodo molto molto intenso quello che abbiamo vissuto insieme a Rossana, a Chiara e a Gianluca. Ci siamo sempre incontrati finché era possibile in presenza, seppur a distanza e poi in maniera virtuale come questa mattina, ovvero in maniera digitale. Però i nostri incontri non sono stati mai freddi, sono sempre stati molto molto intensi. Ciò che mi ha sempre colpito di questi due fratelli è davvero la loro grande forza e la loro grande sensibilità, con l'aiuto di Rossana che, come ricordava appunto Chiara poco fa, è davvero una seconda madre per loro e lo ha fatto anche in questo ultimo percorso, in questi 6 mesi. Ha fatto un lavoro di grande forza di volontà, perché anche lei, da sorella gemella, aver perso una sorella in maniera così improvvisa e devastante, ovviamente ha vissuto un enorme dolore. Però devo dire, in questo breve lasso di tempo, perché comunque Chiara e Gianluca, al di là del fatto che hanno costruito questi diari fino a settembre, ma a settembre ancora c'era tutto da fare, ecco, è riuscita con grandissima sensibilità e forza a essere loro vicini. Ecco, io ribadisco soprattutto un concetto. Credo che purtroppo ognuno di noi è destinato ad affrontare dolore nella vita. Ecco, Gianluca e Chiara in questo senso ci danno un grande esempio di umiltà, di come si può affrontare il dolore e trasformarlo in forza, trasformarlo anche e soprattutto in opportunità per cambiare le cose. Io credo anche che questo libro possa essere un ulteriore pugno nello stomaco a tutti coloro che ancora oggi non mantengono le distanze, che credono che il virus sia un'invenzione, credo che tutto questo sia soltanto una grande montatura perché ci sono ancora oggi, e credo sia anche un'enorme testimonianza civile che ci possa permettere davvero un domani di costruire una società migliore. Grazie Filippo, allora chiudiamo qui questa presentazione e naturalmente l'invito è acquistare il libro scritto da Chiara Gioli e Gianluca Gioli, Dopo il naufragio, storia della nostra famiglia e di altre vittime del Covid-19. Naturalmente c'è un importante progetto di solidarietà dietro, legato alla nostra Misericordia, che è stato un punto di riferimento fondamentale per le nostre due comunità di San Giovanni e Cavriglia e continua ad esserlo nell'emergenza sanitaria. Un saluto a tutti voi e naturalmente vi aspettiamo, perché noi vogliamo presentare a San Giovanni Valdarno questo libro davanti, in presenza a tante persone, alla prima opportunità e occasione che ci sarà consentita. Un saluto, un ringraziamento a Giulia Mugnai, sindaco del comune di Figline in Cisa Valdarno, a Filippo Boni e ai fratelli Gianluca e Chiara Gioli. Buon pomeriggio e arrivederci a tutti. Buon pomeriggio. Grazie a tutti voi, a presto. A presto. A presto.